Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live. Quanto tempo? Ho fatto il pigro settimana scorsa e non ho fatto un cazzo qui su Twitch, ma torniamo potentissimamente questa settimana con un'intervista, tra l'altro, non un'intervista a caso, ragazzuoli, un'intervista pazzesca, tra l'altro di un concittadino che ci sta ascoltando, è giù, ci vede, ci sente, ma al momento ve lo tengo nascosto e non vale ridere da là sotto, perché ricordati che io ti sto vedendo in questo momento, maledetto. Esatto. Allora, abbiamo come da titolo Mangia Sogni, non in arte, Valerio Amilcare, che per chi eventualmente non lo conoscesse fa, diciamo, brevi racconti illustrati sulla sua pagina Instagram in un percorso creativo molto particolare che è nato nel 2019 e che poi avremo modo di affrontare in questa chiacchierata che faremo, che durerà più o meno come al solito 45 minuti, 60 massimo, perché poi lo so che la sola attenzione vostra cala e vi rompete. E come temi, vi annuncio già qualcosina intanto, porta cose molto particolari, tipo l'amara e cruda realtà della vita dei trentenni, perché ci siamo coetanei, oltre che concittadini, ribadisco di nuovo che, insomma, entrambi veneti in portata di Trieste, quindi proprio follia totale. Ciao Iena, ciao, buonasera. E esporta sul vostro schermo del telefono tutto quello che può essere il disagio, diciamo, giovanile, che dall'adolescenza ti porta alla vita adulta, quindi i pesi sociali, i pesi genitoriali, tutte queste rubine qui carine. E questa sera parliamo nello specifico, attraverso poi un viaggio di scoperta dell'autore, perché sapete che a me piace prima capire il chi c'è dietro l'opera, andremo a trattare il suo romanzo d'esordio, che anche lì andremo a capire un attimino se è giusto o meno chiamarlo romanzo, perché in realtà alterna scrittura e disegni, quindi fa una sorta di ibridazione molto, molto particolare, che è una vera e propria scommessa anche per l'editore, perché è edito da Mondadori. Quindi avremo modo di vedere un pochettino anche questa cosa qua. Vi avviso da subito che se in chat scrivete punto esclamativo Mangia Sogni, comunque vi arriva già il link diretto per poter eventualmente dare un occhio e acquistare eventualmente l'opera, se riusciremo a convincervi. E a proposito di se riusciamo a convincervi, a voi Mangia Sogni. Buonasera. Eccoci, ciao Dennis, grazie mille per la bellissima introduzione e buonasera a chiunque ci sta seguendo. Cioè, poi bellissimo, ho detto che tratti roba deprimente, però giustamente, sì, che però è la triste realtà, esatto. Noi siamo, però siamo, sì, siamo due persone allegre, giuro, siamo divertenti, è la verità. Allora, io ti dico già da subito che... ci sono, come al solito, già un po' di domande che arrivano come sempre nel momento in cui arrivano le storie per lei. Dico, ah, ma figo, un ospite nuovo, perché poi volto nuovo. E ti dico la verità, di solito io faccio presentare gli ospiti da soli perché non voglio fare gaffio, così do la piena libertà alle persone, però ho deciso che a sto giro col cazzo, non perché non te lo meriti, ma perché in realtà volevo fare un viaggio espositivo diverso dai miei soliti su questo canale per l'opera in sé che hai portato, che ho avuto modo di leggere una seconda volta. Perché ci tenevo, volevo un attimo carpire meglio anche lo stile che hai adottato, però insomma andiamo per gradi. Intanto parliamo di te, parliamo di Mangia Sogni, perché ti presenti come Mangia Sogni, come anche da targhetta alla fine, quindi banalmente come nasce il nickname, perché sei arrivato su Instagram. E domanda che ti faccio ogni volta, ma che ti continuerò a fare perché per me è follia totale: come hai deciso di coniugare banalmente un social che è effimero nel senso di creazione di contenuti che devono essere svelti, istantanei, spinge diciamo l'algoritmo una roba al giorno, mentre tu hai chiaramente necessità creative molto più lunghe, sia per la creazione delle tue mini storie, ma banalmente poi per la messa in scena di quelle mini storie e i temi che affronti, che non sono una cosa appunto da trattare con delicatezza e nonchalance. Quindi narraci questo progetto, che siamo tutti curiosi. Vado, beh, come hai detto in apertura, il mio vero nome è Valerio, ho 29 anni, anche se fra 15 giorni ne compio 30. Quindi, inizia anche tu quel brutto viaggio dei 30. Sì, sì. È andata. Questo progetto nasce nel gennaio del 2019, quindi ormai 4 anni e mezzo fa, appunto su Instagram, anche se oggi è presente pure su TikTok, anche se da pochissimo, e coltivo una newsletter mensile, che tra l'altro è dove sto iniziando a orientare quelle che sono le mie ambizioni, ma insomma questo riguarda il futuro. Tornando al passato, il nome Mangia Sogni, come immagino sapranno in diversi che ci seguono, arriva da i Pokémon. Tra l'altro io ho anche la mia cover, non so se si vede, si vede, è un si vede, di Hunter set base, nasce da quello, da meno male dai Pokémon, quindi all'inizio è stato molto quale anche con scelta del nome, è una delle mie mosse preferite di Pokémon da quando giocavo
più da ragazzino, e l'ho scelta perché mi sembrava in sintonia con quello che era l'immaginario un po' cupo, un po' tetro che volevo dare a queste storie. Come dico spesso, mai avrei potuto immaginare all'epoca, nel gennaio del 19, quanto questo nome effettivamente sarebbe stato azzeccato per la mia attività creativa, per la produzione che ho avuto negli anni successivi e ancora oggi. La scelta di Instagram in realtà è stata casuale, come tutto il progetto, cioè un progetto che non è nato con l'idea di ok, devo fare soldi, devo sfondare, devo fare contratti, fare partnership. Non è nato assolutamente così. È nato perché ero, tra l'altro, nella stessa stanza che vedete alle mie spalle, perché non l'ho cambiato, ho avuto la fortuna di trovare una bella casa e mi ci sono incollato. È nato dal desiderio di raccontare quella che era la mia vita all'epoca, che era la vita di un 25enne, neo impiegato di multinazionale, che quindi si vedeva cambiare quello che era il viol, ragazzetto tranquillo che faceva le feste, giocava alla play con gli amici, andava in discoteca, suonava, perché io ho suonato molto nella mia vita, a quello che di fatto stavo diventando un adulto. Quindi vai in ufficio 9-10 ore al giorno, ti metti i cazziatoni, i problemi, le responsabilità, le scadenze, torni a casa e non è che ti aspetta poi tanto se non te lo crei tu. Quindi ho passato diversi mesi di Netflix e bollette finché mi sono detto, boh, forse, in realtà in un modo molto casuale, ho visto un kit della Faber-Castell che mi regalò mio padre, che avevo abbandonato in un cassetto, ho detto, boh, sai cosa, lo riprendiamo in mano e vediamo cosa succede. E da lì poi il passaggio ad Instagram è stato veramente spontaneo, immediato, non c'è stata una pianificazione. E questo si vede, come dicevi anche te, nel tipo di cose che faccio e come le faccio. Il mio è un prodotto molto poco instagrammabile e forse adesso, dopo 4 anni e mezzo, ne sto un po' pagando il prezzo, perché comunque Instagram ha preso quella sua componente ultra veloce ed effimera e la sta rendendo ancora più estrema, hanno il processo di tiktokizzazione. E qui effettivamente mi rendo conto che il mio modo di raccontare sta avendo, non dico dei limiti, ma delle difficoltà. Fino a questo momento, diciamo qualche mesetto fa, in cui un po' mi sono, non dico piantato, però sto vedendo che l'algoritmo vuole da me qualcosa di diverso, devo dire che è andata bene, cioè ho trovato un pubblico particolarmente recettivo che aveva voglia forse di affrontare delle storie, dei racconti, dei temi un po' più profondi, più duri, forse anche come reazione a quello che era Instagram fino a non molto tempo fa. Instagram era quello degli addominali, delle vacanze a Bali, delle ville a Dubai, delle Lamborghini, e forse c'è la voglia anche di reagire a quel mondo che poco ci aveva dato e tanto ci aveva tolto, perché era un mondo di invidia sociale, di insoddisfazione indotta, di FOMO. E quindi forse ho iniziato anche a occupare quello spazio di persone che dicevano, ma è possibile che sono l'unico stronzo che se la passa così? In realtà no, scopro che non è così. Non a caso una delle frasi che mi dicono più spesso è, grazie a te mi sento meno solo o meno sola, insomma, dipende. No, chiaro, poi diciamo che prima del Covid, quindi appunto nel 2019, c'era proprio la massima espressione del racconto solo le cose belle, no? Perché poi chiaramente ognuno parzializza la propria vita sui social e mostra solo le cose di cui si vuole vantare. Quindi sembrava veramente, io mi ricordo, il 2019 entrare sui social voleva dire vedere la propria vita che faceva veramente sempre cagare rispetto a quella degli altri. Che poi non era vero, perché ognuno di noi fa sempre cose fighe, in un modo o nell'altro, prima o poi. Sì, solo che appunto eri completamente bombardato dalle cose belle che facevano gli altri, sembrava che l'unica vita di merda fosse la tua. Quindi questo è assolutamente vero, e hai quindi, secondo me, infatti giustamente intercettato un diverso tipo di target, che comunque i social li ha. Comunque i social ormai sono nella vita di tutti, quindi non si può dire che qualcuno nei social, a meno che si parli di determinate, insomma, frange d'età, però diciamo che per quella che è la nostra generazione, la nostra età, sicuramente tutti abbiamo i social, cioè da lì non se ne scappa. E mentre poi la cosa cambia nel, diciamo, 2020, perché quando si inizia a parlare già di pandemia, ci si chiude in casa, si inizia a vedere meno chiaramente la bellezza della vita degli altri, perché siamo tutti chiusi dentro casa, nessuno poteva più uscire, andare in palestra, quindi farsi gli addominali, andare a Bali, girare con la Lamborghini, eccetera eccetera. Però anche lì, come ti ho detto anche poi più volte in privato, a me ha sempre stupito in ogni caso la crescita costante che hai avuto, al netto di qualche ovviamente esplosione che è normale, hai comunque avuto sempre una crescita molto costante, che è interessante, soprattutto in un periodo che sì,
tutti eravamo consapevoli del fatto che tutti quanti, non solo noi, avevamo una vita che faceva schifo in quel momento, però per l'appunto uno magari cercava l'escapismo attraverso i social, per non pensare alla propria quotidianità che faceva schifo. Eppure tu comunque in quel periodo sei cresciuto e hai avuto in ogni caso gente che era verticalizzata su di te, che è molto particolare, molto interessante. Quella cosa lì l'ho sempre trovata affascinante, perché sì, poi segreto per la chat, a casa mia si parlava spesso di Mangiasogni ancora prima che lo conoscessi di persona. Infatti poi la scopre, ah, ma Dio, è tristino, che cazzo mi stai dicendo? È follia. Torresi, ci sono 30 anni che non vado in palestra e non giro con la Lamborghini. Top, va. Sì, io Torresi la mia Lamborghini l'ho tenuta, guarda, l'ho lasciata al parcheggio perché... perché poi con YouTube, figurati, cioè, se non è la Lamborghini non sei uno YouTuber vero. E quindi era molto particolare come cosa. Tu, per esempio, a livello personale, proprio come approccio, cioè nel senso, tu ti trovi in pandemia, quindi anche tu a casa, chiuso, no, con le restrizioni, e ti veniva voglia di parlare comunque dei pesi sociali, delle ansie? Cioè, non ti sentivi oppresso da te stesso in quel momento? Ma per curiosità, No, è una bella domanda. Diciamo che, come per tantissime persone, quel periodo là, dal 2020 a 21 inoltrato, è stato anche un modo di scoprire tante cose, c'era più tempo, quindi è anche nuove passioni, nuovi hobby, approfondire. Io ho avuto la fortuna di aver sempre avuto uno stipendio nel corso della pandemia, che è una cosa non affatto scontata, e ho scelto di utilizzarlo per coltivare o riscoprire delle passioni. Tra queste la musica, infatti ho imparato il vituperato ukulele, che è lo strumento più odiato al mondo, ma in realtà è un bellissimo strumento, e soprattutto a riprendere la lettura. Io avevo abbandonato la lettura per anni, perché poi con l'università leggi 10 ore al giorno, non c'hai voglia di leggere ancora, e l'ho fatto con la saggistica. Ho visto che non riuscivo a leggere più narrativa, più romanzi, eccetera, e ho comprato saggetti, ce l'ho da 70-80 pagine, che te li spari fuori in veramente poco tempo. Beh, abituato ai ritmi di diritto privato... Se non fa, no, con gran caccia. Cioè, però appunto, tra le varie cose che facevo, tra l'ukulele, tra stare col mio cane, che è un piccolo chihuahua un po', insomma, bello morbidetto, ho aperto questo e mi ha dato un sacco di strumenti in più, anche per un attimo fermarmi e fare quell'attività di analisi politica e sociale che in realtà ho sempre fatto, perché io nasco dalla politica prima che dal disegno, e avevo voglia di parlare di quelle cose. C'avevo finalmente la possibilità di dare vita al mio mondo, che è una cosa che ho sempre voluto fare. Io, come ho detto, in tardissima età, avessi scoperto Dungeons & Dragons a 12 anni, mi ci sarei scannato, perché ho scoperto a 28 anni che esisteva, 27-28 anni, che esisteva questo gioco di ruolo che permetteva di fatto di esprimere quasi totalmente la propria visione su un sacco di cose. Ma prima di Dungeons & Dragons, che appunto ho scoperto molto tardi, c'è stato Mangiasogni. Mangiasogni è stato per me il modo di creare tutte quelle cose che avevo sempre in testa, che mi ronzavano come una nuvola qua sopra, e anche tutti questi temi di attualità, sociali, di futurologia per certi versi, perché uno dei filoni di quello che faccio su Instagram e TikTok è anche molto orientato al futuro, con uno sguardo magari un po' critico, un po' spaventato, di tecnodiffidenza. E nonostante tutto, nonostante effettivamente fosse un periodo molto duro per tantissime persone, io ero contento, mi sentivo finalmente libero di avere il tempo, lo spazio, le possibilità di dare forma, voce, immagini a una serie di temi per me molto importanti, che magari non sono riuscito a trattare come avrei voluto nell'attività politica, ad esempio, nell'attivismo politico, ma ce l'ho fatta attraverso il racconto, attraverso il disegno. Perché appunto c'è stato un momento in cui mi è sembrato quasi spontaneo, dopo oltre un anno, a parlare di quello che era il disagio individuale di una o più persone, iniziare a chiedermi, ok, adesso che so, facciamo conto che nel 2020 avevo 10-15 mila follower, no? Ora che so che 15 mila persone più o meno la pensano come me, è il caso che mi chieda perché. E quindi inizi a indagare un po' anche quella che è l'area sociale, politica, sovrapersonale, sovraindividuale. E qui spero di averti risposto, cioè, nonostante l'indubbio peso che questo portava in me e negli altri, l'ho fatto e lo faccio, e sono molto contento di farlo anche in momenti difficili come la pandemia del Covid.
A questo punto mi viene spontaneo chiederti: hai mai provato a fare dei sondaggi con la tua utenza per vedere l'orientamento politico di quelli che ti seguono? È una bella domanda. No, in realtà l'ho sempre dato per scontato, però potrei fregarti l'idea. Perché io, cioè, con la mia utenza faccio spesso sondaggi, cioè, di varia natura per capire per l'appunto chi mi segue e perché, perché è una roba che interessa molto anche a me. Non solo Effettivamente per i arrivo. range d'età, ma anche banalmente, cioè, per capire anche la tipologia di roba che tratto, chi è che la fruisce, no, banalmente. Allora, guarda, io credo fosse una cosa che ho dato abbastanza per scontata, perché, però il sondaggio quasi quasi dopo, quando stacchiamo lo sparo, perché poi io credo di parlare soprattutto a un pubblico di sinistra, anche quella che è definita la cosiddetta sinistra social, quindi quella anche un po' su certi temi abbastanza lanciata, anche perché mi sono esposto spesso in passato contro le corporation, contro quello che è anche l'ossessione per il lavoro, il workaholism, che sono temi che, per quanto secondo me siano importanti per tutti, al momento sono abbracciati soprattutto da una sinistra che definirei extraparlamentare, perché neanche la sinistra che adesso è in Parlamento tratta adeguatamente quel tipo di temi. Ma anche il tema della salute mentale, inteso come in ottica di revisione del nostro sistema economico e produttivo, che è quello che faccio io, cioè sono convinto che per trovare una soluzione a quella che è il malcontento globale, lo stress globale, vada fatta una riflessione sociale, economica e politica. Questo è un momento un tema della sinistra, perché comunque la destra, almeno in Italia, sente ancora tanto il fiato sul collo di Confindustria, della produzione, dell'imprenditoria, che invece ha tutto l'interesse a portare avanti quel tipo di sistema che io tendo ad attaccare. Però, nel dubbio, dopo lo sparo, se magari do 3-4 opzioni. Allora, anche secondo me ti seguono principalmente persone in sinistra, però potresti rimanere stupito in realtà, te lo dico. Anche secondo me. Io te lo dico. E, chiedo in chat come hai mai scelto questo modo particolare di esprimerti, se ti è ispirato qualcosa o qualcuno, sempre a livello di contenuti web intanto, poi arriviamo. Sì, poi arriviamo a lui. Allora, in realtà è stato abbastanza casuale anche questo, devo dire, proprio in modo anche molto verboso, cioè c'è tantissimo testo nelle storie che faccio, che anche lì è controintuitivo rispetto a quella che è la dinamica di Instagram. Diciamo che io non ho mai seguito con grande attenzione quelli che potremmo definire miei colleghi, competitor, come volete, quindi vari la Badessa, il Baffo, Fumetti Brutti, Gio Quasi Rosso. Non li ho mai seguiti, li ho seguiti soltanto in una fase molto successiva. In realtà seguo soltanto Quasi Rosso, gli altri ogni tanto me li vado a spizzare. E quasi inconsapevolmente forse ho fatto quello che non facevo loro e viceversa. Ad esempio, io non parlo mai di amore, non, oddio, forse un post su 200 parla di amore, ma in modo molto velato. Ci sono un insieme di temi che ho scelto di non toccare perché abbondantemente toccati da tante altre persone. E credo che anche nel modo di fare, inconsapevolmente, ho trovato modo di distinguermi. Però da questo punto di vista non saprei proprio citare delle fonti di ispirazione, ecco, delle persone che dico grazie perché se scrivo in questo modo è grazie a te. Ci sono persone che ringrazio per come disegno, questo indubbiamente, e non ci sono, che io sappia, almeno consapevolmente, perché poi si sa come lavorano le influenze lavorano Sì. quando non te ne accorgi. Io qui davanti ho un frame di Castlevania incorniciato, e sono tutte queste piccole cose un po' gotiche, un po' dark, un po' metal, che è il mio passato musicale, che sicuramente si sono infilate in me da qualche parte. Però a livello consapevole non saprei dire dei nomi e cognomi, a livello di scrittura. Da due domande, da domanda 1. Castlevania serie Netflix o videogioco? Videogioco. Videogioco. Domanda 2 che è inerente al tema della live. Ok, volevo farmi i cazzi tuoi con Castlevania. Ah, ma Perché ci sta. comunque il prodotto animato io l'ho adorato, piccolo inciso. Ah, io non l'ho mai avuto modo di vedere. Però mi sono sparato non molto tempo fa Super Castlevania 4 per SNES. Gran gioco. Tanta roba, veramente. No, piuttosto, tu dici che appunto hai deciso di verticalizzarti su alcuni temi e non trattarne altri. Più altro, quello che hai detto era perché volevi appunto distinguerti uscendo da quello che veniva già trattato. Io allora ti chiedo, non pensi che comunque magari potresti dare una chiave di lettura tua al tema? Perché poi un tema è un tema, cioè nel senso poi ne puoi Sì. parlare in mille modi diversi, quindi comunque potresti dare una chiave di lettura tua, quindi come mai a monte precluderti la possibilità?
Cioè, beh, perché hai paura del confronto o perché non vuoi, tra virgolette, che si possa anche solo creare il confronto? No, beh, allora, secondo me, confronto non ci sarebbe, perché più che altro effettivamente è inevitabile che lo tratterei in modo diverso da come fa il baffo, da come fa... Faremo esempio dell'amore, no? Certo. Ho un paio di test in canna a tema amore, ho fatto anche qualche special di San Valentino in passato, tra l'altro uno dei special di Halloween del 2022 effettivamente tocca il tema dell'amore, solo che lo fa in modo molto mio. Forse, ecco, non saprei fare il tema dell'amore trattato da tema dell'amore, cioè quindi un po' più dolce, che ti lascia quel miele, cioè magari lo faccio su amori finiti, su crisi economiche nell'ambito amoroso, cioè anche ultimamente uno special di Natale che era tipo perché Babbo Natale non ti ha portato il tuo regalo, e la mega pippone sui genitori licenziati in tronco, cioè quindi insomma tutta una cosa, una sovrastruttura di questo tipo. Ma e buon Natale a tutti alla fine. Sì, è la mia festa preferita il Natale, io amo il Natale, quindi anzi mi dispiace essere così oscuro certe volte perché non riesco a trattarlo come vorrei. Ma al di là di tutta questa cazzeggiata su... anche lì se ne può parlare, al di là di tutta questa cazzeggiata sul Natale, effettivamente ora che ci penso bene, sul tema specifico dell'amore ad esempio... qualcosina per trattarlo a modo mio c'è già stato in passato, e se guardo sul mio drive dei testi qualcosa c'è, che in realtà volevo far uscire, poi sono successe altre cose tra cui il libro e l'ho messo lì nel dimenticatoio, e secondo me adesso è un testo un po' troppo pesante per il periodo estivo, quindi forse me lo riciclo quando sarà un po' più freddo, perché alcuni mi rendo conto che non ci stanno bene con l'estate e viceversa, perché tendo a essere d'estate un po' più sul nostalgico malinconico, e d'inverno invece vado più giù duro su cose più pesanti, non so perché. Altri temi invece... potrebbe essere, molto banalmente, anche lì un'influenza che c'è, ma che appunto non è mai metabolizzato, che è banalmente anche quella cinematografica. Se ci pensi, l'estate, quando si fa una cosa... cioè, si pensa sempre alla nostalgia delle estati passate, quindi all'amore adolescenziale, l'amico che hai incontrato in estate che poi non hai più visto... perché vai in viaggio con i tuoi, trovi l'amichetto, ci fai amicizia, poi però torni a casa tua. Quindi l'estate come nostalgia c'è sempre, non è solo estate uguale amore romantico, passeggero, può essere anche appunto un ah, che bene che stavamo lì in quel periodo, guarda che schifo questa estate. Nel senso, non voglio darti chiaramente l'input, obbligarti a fare determinati contatti. Però io di averlo fatto ancora quando stavo in cartaceo, che mi scannerizzavo e vabbè in ufficio, è una roba su appunto su come l'estate fosse cambiata, non fosse più quella di una volta, perché una volta erano tre mesi in cui staccavi, ora devi rimediarti le ferie, strappare, sperare che coincidano con gli amici, insomma un insieme di situazioni. È molto cinema francese comunque, quindi ci può stare, cioè nel senso, ma sì dai, perché no, quindi molto europeo in generale, cioè, sarà che siamo cioè ci deprimiamo facilmente escludendo i cinepanettoni, che quelli sono una storia a sé. A io sono vicino. Un grande amante di cinema panettone. A me fanno cagare in una maniera inevitabile. però capisco, cioè, ne capisco l'importanza storica e ne capisco anche l'utilità a livello di mercato, chiaramente. E bisogna battere cassa per poter avere i soldi per fare i film belli. Però dicono, sì. No, è tristemente proprio così. Se no, non hai il budget per fare i film veri, che nessuno poi si incula al cinema. Questa è la triste realtà italiana, però vabbè. Però è una mia lotta personale, non è il tema della live. Arriviamo al romanzo. Come sì. Passiamo dal progetto editoriale Instagram a un progetto editoriale con Mondadori, tra l'altro? Cioè, come coniughiamo le due cose? Allora, ci passiamo in realtà in modo molto semplice. Ci passiamo per il fatto che mi rendo conto a un certo punto che l'algoritmo mi ha rotto le palle, che non posso basare tutta la mia attività produttiva su una piattaforma che prendo in prestito da altri, che fanno di me quello che vogliono, quando vogliono, come vogliono, ho più shadow ban che capelli, e quindi a un certo punto mi dico devo fare in modo di passare nel mondo reale. Sì, aspetta perché spiego la cosa allo shadow ban, perché magari poi sì, non lo sa. Vai. Zuckerberg è una vergine. Stop, fine spiegazione. Penso che così si sia capito, penso che così si sia capito benissimo, cioè il problema, nel senso, quando tu tratti, volendo fare un discorso serio, argomenti molto particolari, poco family friendly,
vieni cassato brutalmente dall'algoritmo, che tu sì. sia comunque che sia YouTube, che sia Instagram, Facebook, è molto complicato. Quindi sia nel lato artistico, quando fai magari roba di nudo artistico, sia, intendo il vero nudo artistico, non parlo di OnlyFans, certo. che cose con tematiche particolari, è molto complicato riuscire a emergere, perché non rientri appunto in tutte le regole di, come dire, mercificazione del contenuto in sé, perché poi ricordiamolo che le piattaforme vivono attraverso le ad pubblicitarie, che però non possono essere associate a contenuti così, quindi se tu hai il contenuto così, alle ciao, non servi. Quindi benvenuto su Instagram, Valerio. Esatto, grazie mille, me l'ha dato abbondantemente benvenuto. E quindi insomma era un po' questo bisogno qui, perché le strade erano due, che in realtà potevano anche coincidere, o la diversificazione dei social, che però devo dire che per chi fa disegni è difficile, perché comunque in generale per chi fa contenuti statici, ormai se tu fai video puoi fare YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, se tu non fai video hai questo hai tendenzialmente, o hai LinkedIn, ti butti sul mondo un po' corporate, che è una strada che mi hanno suggerito spesso per il tipo di cose che faccio, però insomma l'altra strada che ho scelto in realtà di perseguire con più intensità era quella di arrivare al mondo reale. Avevo già iniziato a farlo nel 2021 con delle mostre che ho fatto in Friuli Venezia Giulia, con altri progetti come quello che ho esposto al Caffè San Marco a Trieste. Però sentivo il bisogno di, uno, andare nel mondo reale, due, avere più spazio e più tempo di affrontare i miei temi che non fossero quelle 10, massimo 10 vignette, 2160x2700 pixel che utilizzo in uso di 4 quinti, altrimenti formato 1:1, che avevo a disposizione, che ho avuto a disposizione per tutti quegli anni. Quindi è partita un po' la ricerca di una casa editrice, e poi devo dire grazie anche a come stava andando la pagina, è stata più facile del previsto. Ci ho già provato un po' di tempo prima, proprio nel mondo prettamente fumetto, graphic novel. Poi mi sono detto, mi sono fatto l'esame di realtà e ho pensato che forse scrivo molto meglio di quanto disegno, e quindi tentare anche la casa editrice, diciamo, tradizionale, quella più di letteratura, di narrativa, potrebbe essere una buona strada. E piano piano, con diverse rocambolesche avventure di cui non farò nomi, non farò niente, sono arrivato a Mondadori, che sorprendentemente ha scelto di scommettere su questo progetto, che è particolare sotto diversi aspetti, come ci piace dire. Quindi non so se vuoi continuare te qua, perché so che è un tema che ti appassiona. Sì, no, appunto, come dicevo anche in introduzione, è per l'appunto difficilmente incasellabile a livello editoriale, perché non è come Balto, non sa quello che è, nel senso che non è un romanzo e non è un fumetto, perché è un prodotto ibrido, che è una sperimentazione che comunque continuerò sempre a dire è interessante, e che spero anzi verrà portata avanti negli anni da te, ma anche da altri autori, per arrivare poi a una formula perfettamente funzionante, perché giustamente essendo in via sperimentale è molto complicato riuscire a trovare un equilibrio, e non solo trovare un equilibrio interno all'opera, ma anche trovare un equilibrio nell'approccio dei lettori, perché tu magari lo apri aspettandoti una cosa e te ne trovi un'altra, cioè chi lo prende perché magari vuole il fumetto, chi lo prende perché vuole il romanzo, e poi si trova, dice però non era quello che volevo, quindi è difficile proprio anche abituare il lettore. Per quello all'inizio parlavo di scommesse editoriali di Mondadori, che più che su di te come autore è proprio sull'opera in sé, che è molto particolare. Sì, concordo. Concordo assolutamente, tant'è vero che ho fatto un po' un giro di librerie anche per capire un po' come fosse la situazione. C'è chi mi ha piazzato, beh, in novità, che insomma è la cosa che ci si augura perché si è ben in vista. Chi mi ha messo in narrativo ordine alfabetico, chi mi ha messo in fenomeni web, quindi insieme a TikToker, YouTuber, eccetera. Chi mi ha messo in graphic novel, chi mi ha... Cioè, insomma, ogni libraio a sua sensibilità mi ha infilato dove riteneva opportuno, però non c'è una collocazione univoca, cioè non è che sono George Orwell per dire che boh, è lì, è classici Mondadori, grandi classici, che solo lì può essere, bene o male, o al massimo narrativa ordine alfabetico, se veramente vuoi svilire il maestro. Però nel mio caso, tra l'altro ce l'ho qui, mi approfitto per dropparlo, e questo qui è niente come prima, appunto, è di particolare collocazione effettivamente, ed è stato anche un tema particolare per me nello scegliere che cosa fare, perché sono stato io a dire a Mondadori penso di scrivere meglio di quanto disegno, quindi la graphic novel 100% secondo me non darebbe abbastanza, e ammetto che più volte ho titubato su questa scelta, perché essendo il mio
un prodotto comunque di una persona che si è fatta notare sui social media, non sai mai cosa effettivamente il tuo pubblico vuole. Io ancora oggi non so se chi mi segue è contenta di questo, avrebbe voluto un romanzo intero, avrebbe voluto una graphic novel intera. Io ho scelto quello che mi sembrava la strada più opportuna. Se poi le persone che mi seguono o chi non mi segue vuole scoprirmi, avrà il piacere di apprezzarlo, ne sono più che contento. Però secondo me sono riuscito con questo modo sia a dare la profondità che volevo ai temi che volevo affrontare e anche alle vicende dei due protagonisti, sia a dare un elemento di diversità, che sono appunto le parti illustrate ricorrenti, tra l'altro sempre su quando appare un certo tipo di personaggio, un certo tipo di situazione, che dà un elemento di novità e probabilmente fa anche sentire a casa chi già mi seguiva, perché dopo tot pagine di romanzo, finalmente vedo i suoi disegni, vedo i suoi personaggi, gli occhi tondi e tutte queste cose qua a cui sono affezionato. No, ci stai, è giustamente comunque verticalizzato anche il contenuto pensando all'utenza fedele tua. Ci sta, è un ragionamento corretto, però comunque io continuo a pensare coraggioso nella scelta, no? non è per niente facile. E ti dico, siccome ho molti amici fumettisti, anche quando parlando così, nel senso pausa caffè, del discorso dicevano tutti quanti, è coraggioso un esordio di questo tipo, perché dici non è che magari appunto ha pubblicato molte graphic novel e molti romanzi, quindi partire proprio in bomba come prima roba, coraggioso. È stata anche difficile. Per non entrare comunque nel volgare. No, si può, cioè è stata anche difficile perché appunto era la mia primissima esperienza in questo senso, io ho un lavoro full time, quindi a questo libro ci ho lavorato veramente a sangue, cioè mi sono anche infortunato la mano e tutto. Però dopo le 6:30 di sera, fino a 1 di notte, le pause pranzo, i weekend, è già lavorare in una finestra temporale limitata non è facile. In più devi anche fare lo sforzo di dire, ok, comuniamo la parte scritta, quella disegnata, come faccio a farle parlare tra di loro, come faccio a far sì che il lettore voglia di andare oltre. Non è stato facile, poi devo dire, ci sono gli editor, per carità, non è un segreto che non esiste libro che non sia visto da un editor, tranne proprio casi di autoproduzione estrema, che sono stati molto molto bravi e sono stati il famoso occhio esterno del cruciverba, no? Sì, sì. Ti inceppi su quella parola, passa l'amico, la vede e così. Non hanno, anzi, devo dire un'altra cosa che mi ha sorpreso molto positivamente di Mondadori è che mi ha lasciato una libertà creativa mostruosa. Io quando ho mandato la bozza definitiva mi hanno corretto forse 2-3 virgole, pochissimi, invece da loro ti aspetti che mettano, ma cioè, da loro, non da loro in particolare, ma dalle major ti aspetti che ti mettano i fili del burattino e facciano di te quello che vogliono. In realtà ho avuto una grandissima libertà e delle quali ovviamente mi assumo anche le responsabilità, nel senso se poi mi rendo conto che non piace, non è venuto bene, dico bella lì, da un grande potere, diceva qualcuno, grandi responsabilità. Sì. E tra l'altro siamo quasi a un mese dall'uscita ormai, perché è uscito il 16 di maggio, siamo quasi un mesetto. Col senno di poi, dopo un mese, c'è qualcosa che cambieresti? Cioè sei quel tipo di autore? Allora, nel libro credo non cambierei niente, forse cambierei qualcosa nel modo in cui ho fatto la promozione pre-uscita. Ok. Perché mi rendo conto che magari ho un po' sottovalutato il potere dei reel in certi versi, su alcune cose. Sono sempre appunto dinamiche molto social. Il libro sono molto soddisfatto. Okay, no, io parlo proprio dell'opera in sé, più che della promozione. Allora no, direi no, sono molto molto contento. È un rischio che ho preso, però ripeto, romanzo intero probabilmente avrebbe straniato chi già mi segue. Direbbe, che è sta roba? Come se avessi fatto un libro di ricette, per dire. Cioè, non ti seguo per questo. No, certo. E, d'altra parte, la graphic novel intera, secondo me, oltre comunque proprio il discorso becero super commerciale, ad essere esposta ai luoghi meno fortunati di librerie, perché comunque la parte graphic novel ci vai se ti interessa. Sì. Non ti ci imbatti per caso, diversamente dal reparto novità o reparto narrativa. Secondo me non mi avrebbe permesso di, cioè non mi reputo così bravo a scrivere fumetti da poter dare la stessa profondità che ho dato con un prodotto 100% illustrato.
Ma ti, il mio è proprio un discorso ad ampio spettro, nel senso considera che io sono il peggiore hater di me stesso, cioè per me a Ok. una settimana dalla pubblicazione di un libro dico ah cazzo quella roba la, però la potevo dire meglio, però quell'immagine invece che quella quell'altra forse era me, cioè io sono così, capito? Sono Ok, la molto cosa è autocritico. per ora sono soddisfatto. Poi chi lo sa, magari vedendo un secondo, come avrà fuori, magari un ipotetico secondo libro, dico, minchia, ero veramente un ragazzino in questo, però non lo so, Ci sta, però di ancora è. base c'è, se domani dovessi metterti alla stesura di un'altra opera con la stessa impronta, più o meno seguiresti le stesse linee guida di base, non è che... Fighi. Sì. Ma è interessante, cioè, interessante come risposta, ti dirò la verità. Entriamoci un pochettino nella trama a questo punto, così diamo un po' di contestino e magari incentiviamo un pochettino anche anche solo il click sul link del libro, poi l'acquisto vediamo se Va vorranno, però... benissimo. Cioè, devi convincerli. Cosa c'è di Ok. figo? Allora, questo innanzitutto è niente come prima, dove ve lo faccio vedere, edito Mondadori, il mio romanzo d'esordio. Intanto è un prodotto bello da tenere in mano, è Ah, solido e scusa. durevole, come diceva. Vi Vai. ricordo, chat, che punto esclamativo Mangiasogni, avete il link diretto per acquistarlo, quindi ce l'avete a portata di Yes. click. Top, grazie mille. Ripeto, siamo arrivati qua, è solido e durevole, come diceva Zap Brannigan, perché sono 520 grammi di libro, è già proprio, è un bell'oggetto, l'ho detto anche molti amici, è bello proprio da vedere, perché sono convinto di questo. Arrivando poi ai dettagli più importanti, è un romanzo illustrato, questo vuol dire che è prevalentemente narrativa scritta, c'è anche l'interno, se si vede, è prevalentemente narrativa scritta. Ma alcune parti in cui appare un personaggio, appaiono certe situazioni, è illustrato a colori, stampato tutto bello, anche in questo caso da me in formato appunto fumetto o graphic novel, come si dice da qualche anno a questa parte, anche se poi non sono sinonimi, ma insomma va bene. Niente come Qui prima, c'è mi piace un dire. grande dibattito nel mondo del fumetto se sono sinonimi o meno, quindi... Ma non ci addentriamo. Niente come prima è un romanzo che parla di persone e di luoghi. Le storie che ci sono al suo interno si intrecciano sia tra i personaggi che ne fanno parte che soprattutto tra i luoghi che ho provato a umanizzare, a personalizzare più possibile. Si parte dalla storia di Edoardo. Edoardo è un 25enne cresciuto in un paese di provincia che si trasferisce per lavoro in una grande metropoli. Nel momento in cui la storia inizia, Edoardo ci lavora da 8 mesi e si è già totalmente rotto le palle di questa vita in cui è sempre da solo, corre come un pazzo, è in metropolitana, sudato a pezza, deve sempre correre, ha un capo che lo tratta super male. Ma il problema di tutto questo non è quello che lui è tenuto a fare, ma è che lui non ne capisce il senso. Gli sfugge quello che è il senso di ciò che sta facendo, perché la consapevolezza del mondo che ha, che quindi si collega ai temi attualissimi dei giovani giovanissimi, gli fa pensare che quella cosa che se ti impegni a 20 anni, a 60 sarai ricco, non esiste più. E quindi lui vede nel futuro non un'opportunità, ma una minaccia, riprendendo dei concetti che hanno detto in molti, tra cui Piero Angela e Galimberti. Per questo motivo lui ogni weekend, senza nessuna eccezione, il venerdì sera prende il suo trolley, prende il treno e torna nel suo paesello di provincia dove compie sempre le stesse identiche azioni. Va a trovare la professoressa delle superiori di matematica, pranza con le linguine al sugo con i suoi genitori e poi va a trovare Furio, il salumiere, che era il salumiere in cui la sua compagnia di amici alle superiori andava a mangiarsi il panino col prosciutto crudo e il tè alla pesca. Dopodiché il resto del weekend lo passa a scrollare, Il panino col a prosciutto vedere. crudo è una roba dannatamente veneta, lo sai, c'è Vabbè, proprio niente. oh, ma ben così. Buono. E il resto del weekend lo passa a scrollare, finché poi torna in città e tutto il buon umore accumulato nel weekend sparisce di nuovo. Dopo poco conosciamo il personaggio di Rebecca, che è una sua amica d'infanzia con cui sono cresciuti assieme, hanno fatto parte della stessa compagnia di amici, ma come tutti gli amici di quella compagnia, si sono tutti persi di vista al momento in cui ha iniziato a lavorare e ad andarsene dal paesino alla ricerca della carriera, del futuro, del successo, eccetera. Rebecca è figlia unica di una famiglia molto benestante perché la madre è un'avvocata di successo straordinario, diventata nel frattempo manager, top manager di una multinazionale. La madre, però, convinta che quello che lei ha fatto sia la cosa migliore per
scendere nella vita, l'ha praticamente telecomandata per tutta la sua vita, dicendole che cosa fare, comandandola in tutto, e ad oggi Rebecca la conosciamo che vive in un'altra metropoli, dove lavora come praticante avvocato in un importantissimo studio legale di questo mega avvocatone, super ciaddone, col barbozzo brizzolato, tutto un po' provocante. Edoardo e Rebecca, per motivi che non vi spiego perché altrimenti entro nello spoiler, si reincontrano in questa nuova veste di adulti e si rendono conto di vivere una vita che non è la loro, guidata dalle pressioni sociali, le pressioni dei genitori, le aspettative e l'immagine di loro stessi che si erano creati, che non è detto che coincida con ciò che loro sono veramente, perché c'è anche questo distacco tra l'immagine che tu ti crei di te e dici no, io sono così, sono uno ambizioso, disposto a tutto, poi in realtà non lo sei, ma l'inseguimento di quell'immagine porta a uno scollamento tra quello che sei e quello che vorresti essere, pensi di essere. È un libro nel quale, attraverso le storie di Edoardo e Rebecca e i luoghi in cui vivono, il paese e le diverse metropoli che abitano, provo a raccontare, usando lo strumento della narrativa, alcuni temi che potrebbero essere trattati in tanti altri modi, come la saggistica, il giornalismo d'inchiesta, la politica. Ne cito alcuni perché tra l'altro sono i temi molto ricorrenti della mia attività social: la solitudine, la paura per il futuro. Edoardo scappa ogni volta che può, Edoardo scappa dal suo presente perché teme il futuro in cui quel presente lo condurrà. Il paradosso del privilegiato: entrambi se la passano piuttosto bene, perché comunque hanno dei bei lavori, vanno a lavorare in abito, eccetera, però soffrono tantissimo, e la loro è una sofferenza che, per quanto non sia violenta, per quanto non sia manifesta, è una sofferenza strisciante, sibillina, è un dolore che ti senti in colpa anche a provare, perché tu non fai la fame, non ti spacchi il culo sui campi, eccetera. E sibillina, come la loro sofferenza, è anche l'antagonista di questa vicenda, volendolo chiamare l'antagonista, che è il terzo personaggio principale, che è la creatura. Vediamo se riesco a mostrarvela in cam. Sì, ce l'ho qua. No, forse nel momento in cui proprio appare, che è bella cazzuta. Questa creatura, io ho voluto rendere un antagonista, vediamo se riesco a farlo vedere, è questa qui. Non so se si veda bene. Si vede. È la sua primissima apparizione. È un mostro che appare in dinamiche che non vi chiarisco, perché voglio che ve le godiate leggendo. Se no, che se lo leggono a fare, giustamente. Esattamente. viva gli spoiler! La cosa che voi notaste quando la troverete è il modo in cui è sinistra. Cioè, non è, ammesso che sia un antagonista, non è il tipo di antagonista che ti ammazza di legnate. È un antagonista che ti parla, ti seduce. È più un Sauron che un Morgoth, se posso adottare questo tipo di parallelismo. Su questo canale poi, sì. Sauron è un seduttore, non è che ti prende a pugni in fascia, cosa che mai poteva fare Morgoth nella prima era, insomma, ai suoi tempi. E questo è quanto, cioè, è una storia che secondo me è bella, perché è quel tipo di storia che forse avrei voluto leggere io in certe fasi della mia vita. Una storia che non ti fa sentire stupido, non ti fa sentire scemo, perché ogni tanto le cose non vanno come vorresti tu, perché magari quello che pensavi di volere scopri di non volerlo, ed è bello che esista questo libro in particolare, perché ti fa vedere, attraverso Edoardo e Rebecca, che sono delle persone normalissime. Edoardo e Rebecca potrebbero essere te stesso, tuo fratello, tua sorella, il figlio, perché ho molti over 50 che stanno apprezzando, so che sta abbastanza girando fra i prof di scuole superiori, ho saputo questa cosa qua, che lo prendono, se lo passano, vogliono parlarne con i loro alunni. Sono persone normali che vivono delle sofferenze normali, e il bello sarebbe questo: rendersi conto che questo tipo di sofferenza, l'inadeguatezza, un po' la paura di sapere se come affrontare un modo in cui l'inflazione è a doppia cifra, i prezzi salgono, è ancora vera sta cosa che se sto in ufficio fino alle 10 di sera andrà tutto bene, boh, allora perché lo faccio? Sono tutte queste domande che vivono in loro due e anche nei vari personaggi secondari che ci sono, e che secondo me sono preziose, perché danno spazio a un insieme di domande che un po' tutti ci facciamo. Magari quando mettiamo la testa sul cuscino dici, fai quel respirone un po' pesante, perché senti che qualcosa non va, ma in più ti senti anche stupido, perché dici, boh, ma
in realtà faccio aperitivo, faccio vacanze, faccio le live Twitch. Che diritto ho di lamentarmi? Ce l'hai. E c'è chi sta peggio, no? Tipo, continui a dire, esatto. Però io posso soffrire, cioè ha senso che sarebbe giusto che io stia qui a lamentarmi quando magari c'è qualcuno che sta peggio. È un po' il discorso della normalizzazione comunque del dolore individuale e personale. Quello è, secondo me, il grande pregio dell'opera che hai scritto e secondo me anche per quello che poi appunto i professori se lo stanno leggendo per parlare con gli studenti, per aiutarli a capire e a normalizzare la cosa, che non sono loro strani, sono loro diversi, ma che va tutto bene, seppur, ribadisco, io credo che ci sia un intento comunque propositivo, cioè non che dovete essere tutti depressi, tristi e con ansia, no, ma assolutamente. Capire che è una cosa normale per uscire anche da quella situazione lì. Immagino. Cioè, beh, come mi piace dire, come mi piace dire, sapere dove sei è la prima cosa da fare se vuoi sapere dove andare. Quindi la consapevolezza di dove sei, di come stai, accettare dove sei e come stai, è un passo necessario per capire dove andare in senso veramente metaforico, cioè in un verso magari un miglioramento, una maggiore accettazione, anche un rapporto più franco con i genitori, che magari si immaginano da noi chissà che cosa, però non siamo la proiezione dei loro voleri. E anche il conflitto genitori-figli è un tema bello presente, specie in alcune parti del libro. Ma ai miei tempi c'era diverso, insomma. La gente aveva voglia di lavorare, mica come voi giovani. Mannaggia i giovani. Tra le tante cose che si sentono ultimamente in giro. Sempre loro, maledizione. Sempre questi giovani. Sempre i giovani. Sto per dire, sempre i vecchi, no? No, mi dissocio. No, signor Twitch, mi dissocio. Allora, ti siete comunque tirato, sappi, una zappa sui piedi, quindi toccherà parlare di nuovo per te di target editoriale, perché hai detto, avrei voluto leggerlo quando mi serviva. Quindi a chi è che serve questo libro? Qual è il target di riferimento? Allora, io quando l'ho scritto ho pensato a quelli che oggi, che anche questo è un dato divertente, oggi possiamo definire giovani adulti, che in realtà non sono i giovani adulti intesi in senso editoriale, quindi ragazzi di tarda scuola superiore, ma visto che oggi si è giovani anche a 30 anni suonati, diciamo che quando l'ho scritto io ho immaginato prevalentemente la fascia 22-35. Questo è quello che io ho immaginato mentre lo scrivevo. In realtà poi, scrivendolo, leggendolo e con le risposte che ho avuto dopo, dirò una risposta un po' paracula. Se chiunque sta ai 16 e ai 65 ha un motivo diverso di apprezzarlo e leggerlo. Il giovanissimo, diciamo, ecco, forse le medie non lo consiglierei, però da metà scuole superiori in poi, assolutamente, anche perché è un'età in cui si è molto svegli, cioè adesso smettiamo di pensare che il 14enne è un bambino che gioca con la pallina, non è vero, è un'età in cui si è molto svegli, e sempre, non è che i 14enni di oggi, io lo sveglio a 14 anni, ma come anche tutti i miei compagni di classe, quindi dalle scuole superiori in poi ti dà tanto, secondo me, perché secondo me alcune manifestazioni di disagio individuale che una volta sentiva più l'over 25, la famosa crisi dei 25 anni, dei 30 anni, oggi si manifestano molto prima, perché c'è una grande consapevolezza del mondo che abbiamo attorno, che fa paura, la famosa permacrisi, la famosa ecoansia, cioè abbiamo tutti accesso a questi strumenti, e anche la paura che queste instillano arriva ben prima. Beh, l'ecoansia è molto radicata nei ragazzi che attualmente sono alle superiori, per esempio, perché sono della generazione di Greta Thunberg, giustamente, quindi parliamo di quella fascia d'età là. Però è anche vero che la paura della vita lavorativa ce l'hai dal primo giorno che ti iscrivi all'università, perché poi ti bombardano con un terrorismo psicologico devastante, e non solo i genitori, proprio anche il corpo docente, tutto. Un saluto a un ITS sempre. Se ti laurei un giorno in ritardo, per te è finita. Poi non è vero, cioè, ma questo lo scopri a 26 anni, non lo scopri a 19. Però intanto ti continuano a caricare, no, di ansie, cose che... No. Che passi delle notti di merda, passi le notti di merda, e anche perché poi si mette di mezzo il chiamiamolo giornalismo, perché è da prendere con le pinze il fatto che sia giornalismo vero, ma che pubblicano tipo, tizia si è laureata in 3 mesi, pazzesca, lei sì, no, che quello, ecco, quello è devastante quando sei tema meriterebbe una live a sé stante, cioè proprio il tema dell'ossessione della performance, della velocità proprio, anche in generale, che poi è contro tendenza per i social, perché ribadisco, deve essere tutto immediato, tutto subito, e come se invece chi ha bisogno di più tempo, per mille motivi, che non è perché è scemo, magari
per chi vuole o perché per assimilare determinate cose ha bisogno di più tempo, sembra che invece sia in difetto, quando in realtà dovrebbe essere la normalità. Sì. Cioè, non è che viaggiamo tutti sullo stesso binario, abbiamo tutti esperienze di vita e lavorative diverse, chiaramente. Sì. Diciamo che mettere il linguaggio sportivo, perché lo sport è uno di quei campi in cui o sei primo o sei quinto, cioè è difficile che... Però esportare questo linguaggio se sportivo... lavori con lo sport. Perché sì, lo ovviamente. Sport può essere anche un hobby, cioè non è che... Assolutamente sì. Esatto, quindi esportare il linguaggio dello sport professionistico, fatto di performance, di traguardi, in ambienti che con lo sport non hanno niente a che vedere, il lavoro, l'università, la formazione, la scuola, è pericolosissimo. È una bomba a orologeria, ma che veramente ha ancora poche lancette a disposizione. Cioè, sta già producendo effetti devastanti su giovani, giovanissimi. C'è un dato che adoro citare, che è proprio più sull'aspetto lavorativo, è che secondo il Workplace Report di Gallup 2022 soltanto il 4% dei lavoratori in Italia si ritiene coinvolto nel proprio lavoro, nel senso che è soddisfatto di quello che fa e prova a farlo bene. È uno su 25, quindi noi abbiamo 24 lavoratori su 25, statisticamente parlando, doveroso precisarlo, che hanno un problema con il loro lavoro, no? E se le nostre vite vengono misurate in base a quanto produciamo, a che senso ha il nostro lavoro, rischiamo di veramente dire che per tante persone la loro vita non ha un senso, che quelle persone non hanno un senso. Cioè, bisogna stare veramente attenti a queste cose. Sì, perché... per 24 persone su 25 comunque, non esattamente numeri bassi. E tra l'altro mi permetto di dire, visto i famosissimi giovani di cui si parlava prima, o ammettiamo che 24 lavoratori su 25 sono giovani, cosa che ovviamente non è assolutamente possibile, o ci rendiamo conto che questo dato coinvolge persone che giovani non sono. Che però, come i genitori di Non dico bene chi nel mio libro, hanno un apparato ideologico che gli impedisce di accettare questa realtà. Cioè che noi non possiamo essere misurati come delle aziende, con obiettivi annuali, con... azionisti da soddisfare, gli azionisti possono essere i vicini, i partner, i genitori. Noi siamo persone, non siamo aziende. E anche questo forse è un messaggio che può passare da niente come prima. Gli obiettivi annuali, la crescita eterna, lasciamola alle SPA. Le persone, lasciamole fare le persone, insomma. E anche se non crescono ogni anno, non performano a mille, non hanno i margini che l'azionista di turno si aspetta, che può essere la media universitaria, può essere lo stipendio, chi se ne frega. E se una persona vuole mettersi insieme a un'azienda, inventiamo il matrimonio fra persone e società e tanti saluti. Visto che abbiamo trattato temi molto molto, diciamo, pesantini per quello che è di base Twitch Italia, la chat ha deciso di mandarla in cacciara con un'ultima domanda e poi ti lascio, altrimenti diventa un rapimento di persona vero questa live. Ci sono tante tette nel tuo romanzo a livello di illustrazione? Questa è una domanda che purtroppo arriva sempre con disegnatori. Quota tette. Su Instagram o su Niente Come Prima? No, su Niente Come Prima. Veramente pochissime. Cioè... ma hai perso già metà degli acquirenti Twitch. È la vita, ho accettato anche questo. Beh, eri consapevole, quindi hai fatto le cose con criterio, chiaro. No, diciamo che non c'entrava molto col tema, chiaramente avresti sviato, però... È giusto. C'è anche alleggerire in chiusura. Faccia, non compro, basta, addio. No! Va bene. Perché disegno al volo, dai. Buttale come post-it sopra, entra tipo, non so, nelle librerie e cambia, fai gli sketch sopra. No. A caso. Questa parte, no. Non c'è nulla del genere, anzi è molto morigerata come opera a livello sentimentale, si tiene molto su ben distante con la dimensione, se posso dire. Beh, giustamente, comunque aggiungo io. Sì. Va bene, 10:30, io direi che possiamo andare. Io ti ringrazio per la chiacchiera, ringrazio la chat. Date comunque grazie un occhio e cliccate sul link, mi raccomando, invece che non siano le tette a distrarvi. Dei veri, distraetevi dei problemi con le tette, non dico di no, però se volete affrontare e sentirvi meno soli la vita, l'amara dura vita, perché no? Valerio, io ti ringrazio per la chiacchiera, buona serata a tutti, fate i bravi, mangiate le verdure, ci vediamo alla prossima live, buonanotte a tutti, bye bye.